Ciao ragazzi, benvenuti in questo canale. Giochiamo un'altra partita commentandola a 10 minuti contro Giupitereye, direttamente dal Bangladesh, forse. Ok, C4, giochiamo E6. Questa è la mossa forse più giocata, più forte negli ultimi anni. Si è imposta come più solida per il nero. Cavallo F3 e D5. Quindi, se il bianco gioca cavallo C3, qua siamo rientrati in un gambetto di donna. Altrimenti, le alternative sono: ok, E3 è possibile, Re G5 è possibile, G3 sarebbe una catalana. Però, diciamo che cavallo C3 e G3 sono le mosse principali qua. Su cavallo C3 si può giocare una Semitarrasch con C5, anche alfiere 7, super classico. Siamo alfiere 7. Quindi siamo in una delle posizioni standard del gambetto di donna rifiutato. Quindi arrocco. E3. E qua tante mosse sono state provate. C5, cavallo D7, penso anche qualche alternativa minore. Ok, proviamo a vedere ad esempio cavallo D7. E su cavallo D7 la mossa più forte per il bianco, comunque la principale, dovrebbe essere C5, che è una mossa che a me non piace tanto, sinceramente. Però già non saprei bene cosa fare dopo C5, quindi speriamo che non la giochi. Gioca una mossa flessibile come H3. Questa non può essere male. Però è anche vero che dopo cavallo D7, C5 come reazione centrale suona giusta, quindi la facciamo. C5. Ok, il bianco potrebbe cercare di liquidare il centro, ma dopo tutti questi cambi al centro il nero ha già il re al sicuro. Ho quasi finito lo sviluppo, mentre il bianco ha ancora due mosse all'arrocco, quindi probabilmente sono cambi che tendono a semplificare la posizione e a rendere le cose più facili per il nero, secondo me. Alfiere D3, questa non è una mossa che mi fa impazzire perché ora posso mangiare e gli ho fatto perdere un tempo così, perché dopo D per C4, l'alfiere in C4 forse sta anche leggermente peggio rispetto a D3. Bisogna sempre tenere d'occhio questa spinta, ma per ora tutto ok. E vediamo, ad esempio, può fare A6 qua, minacciando B5, alfiere B7. E in effetti, se il bianco giocasse arrocco dopo B5, alfiere B7, secondo me, esatto. Il nero è a posto qua, dovrebbe aver raggiunto la parità. Forse A4 è un'alternativa per cercare di spingere di più per il vantaggio. Chi lo sa? B5, alfiere B7. E ok, la partita diciamo che comincia ora. Alfiere B7. Penso che ok, se uscissi sempre così dall'apertura col nero, penso che giocherei sempre gambetto di donna col nero. Però a volte il bianco riesce a ottenere di più di questo. Ok, dopo donna E2 ho una scelta interessante. Cioè, posso giocare delle mosse normali tipo torre C8, donna B6, robe così. Oppure mangiare. Perché sfruttando il momento del fatto che non può mangiare di cavallo, ma deve mangiare di pedone. Quindi arriveremo in una posizione di pedone di donna isolato, ancora una volta, in cui penso di avere anche i pezzi messi abbastanza bene in realtà. Ok, però questa volta non ho voglia di giocare questo genere di posizioni. Giochiamo il torre C8, va? Torre C8 sembra sana.
magari mi tengo anche la possibilità di giocare C4. Qualche volta potrebbe essere utile. E ok, donna E2 non mi fa impazzire come mossa. Forse l'idea è giocare E4, ma su E4 mangio qua e dopo c'è il Forchettausner. Quindi torre C1, un'altra mossa normale. Forse l'idea di questo tipo. E ok, donna B6 non so perché mi viene in mente sgombrare la casa per giocare torre D8 e rimanere abbastanza solido. Donna B6. Mette anche una certa pressione su D4. Prima o poi forse il bianco sarà istigato a mangiare. Torre D1. Torre D8. Ok, entrambi abbiamo finito lo sviluppo, abbiamo messo i pezzi in delle case decenti e vedete che si sta iniziando a accumulare un po' di tensione al centro, cioè ci sono veramente tutti i pezzi ancora in gioco, quindi molto interessante. E B3 non mi piace, anche questa è una mossa che sembra strana, previene C4 ma indebolisce... Soprattutto la casa A3 inizia a diventare interessante. Quindi potrei giocare presa, pedone prende, alfiere A3, torre C2 sarebbe obbligata a quel punto. E il bianco potrebbe avere qualche problema qua in realtà. Però non so se è il momento giusto per chiarire qua la situazione. Tra l'altro non sto neanche prendendo in considerazione di mangiare qua, perché l'alfiere mi piace veramente tanto e darlo per un cavallo sembrerebbe un po' uno spreco. Però a volte magari può provare anche qualcosa di quel tipo lì. È che sono un po' dubbioso se mangiare o no qua. Perché cambia il carattere della posizione e io ho la sensazione di star bene qua e non vorrei cambiare troppo questo status. Quindi bisogna stare un po' attenti che la transizione non aiuti lui. L'alternativa forse potrebbe essere cavallo F8, idea fare pressione in D4 con la torre. Boh, dai, mangiamo qua. Mi rassegno a questa cosa. E per D. E ora, alfiere A3 forse ha senso, forse no. Cavallo D5 è anche interessante per cambiare qualche pezzo. Magari alfiere A3, torre C2, poi cavallo D5. Non se... Vabbè, facciamo cavallo D5, dai. Ora mi aspetto cavallo per D5, alfiere per D5, e per D5 perderebbe anche tatticamente, ma anche strategicamente sarebbe molto molto brutta bloccare questo alfiere quando può essere impiantato in D5. Una casa molto molto forte. Dopodiché stiamo ancora controllando la casa E5, quindi il cavallo forse... può spostare qua, ma posso anche giocare alfiere F6. Stare un po' attento a qualche possibilità d'attacco a volte, ma per ora mi sento abbastanza solido qua. Ho metà del suo tempo e questo potrebbe essere un problema, quindi ora ci metteremo a correre un po'. Presa cavallo E5. Se mangio, lui potrebbe risolvere il problema del pedone isolato. Donna per D4 non è un'opzione. Cacco e perdo la donna. Quindi... Ok. Mangiare non sembra neanche così male. Su D per E... Ok, lui ha più spazio, ma i cavalli sono cambiati... E potrei, non so, potrei cercare qualcosa sul lato di donna prima o poi.
gli Alfieri sono forti, l'Alfieri in F4 è un po' sacrificato, secondo me, questa posizione. Quindi, proviamo ad agire, fare qualcosa, tipo donna B7. Così debotto senza senso. Donna B7 minaccia qua. Ok, può fare donna G4. Può fare parecchie mosse, però su tutte c'è qualche problema. Perché ad esempio donna G4... Ah, ok. Anche donna H5 può fare. Però penso di essere ancora molto solido dopo G6. Donna G4 per difendere quello obbligata. Però H5... Donna qua... Com'è sta roba? H5 me la riservo per il futuro. Per ora miglioriamo la posizione dei nostri pezzi, tipo torre C3. Non so se sia un effettivo miglioramento, ad essere sincero. Però la mia idea è creare dei problemi. Cioè, per esempio, sposta questo alfiere, mettiamo alfiere B1, che sembra una mossa legittima, alfiere E2, H5, e la donna non può più tenere il contatto con G2, perché la torre sta tenendo G3. Quindi ci possono essere idee di questo tipo. Alfiere H6, per H6 è una collocazione abbastanza aggressiva, ma fin tanto che questo alfiere è ancora nei paraggi, non penso di correre troppi rischi. E posso fare piccoli progressi nella mia posizione, magari donna C7 attaccando questo, siccome è appena stato trascurato dal bianco. Vediamo come deciderà di difenderlo E5. Donna G3 sembra andare incontro ai guai, quindi donna D4, però donna D4 alfiere C5 ad esempio. Alfiere C5, donna F4. Perché mangiare qua non può sempre per i soliti trucchetti. Donna D4, ma mi dà così fastidio la donna in D4? Ad essere sincero, neanche troppo. Il problema è come faccio progressi qua. Come miglioro la mia posizione. Non è facile. No, facile. Che pezzi dovrei cambiare? Non ho il tempo di ragionare in questo modo. Proviamo a tornare sulla colonna, sulla diagonale, sulla grande diagonale. E minacciare ancora G2. Speriamo di non prenderci i trucchi. Se fa alfiere F1, ok, perlomeno gli ho fatto fare una mossa passiva. Ah, su alfiere F1 forse ho una bomba, ho torre G3. Che mossa. Forse devo anche stare attento a donna A7, che lui appena mi distraggo un attimo potrebbe provare a darmi matto da qualche parte. Torre C1, non, bisogna sempre stare attenti all'alfiere che tiene C1, quindi... Ah, alfiere E4, che super mossa alfiere E4, perché lui dice se mangi donna D8, matto. Eccolo lì. Furbo. Però alfiere C5. Donna D2. Ora si sta iniziando a fare più concreta la situazione, eh? E il tempo sarà divertente da gestire. No, niente, faccio donna C5, una mossa più sicura. Forse alfiere C5 era interessante, però troppo rischiosa. Invece così perdo un pedone e basta. Idiota, veramente. Sì, perdo un pedone e basta. Cosa che avevo visto sul fiore per D5? Il nulla, come al solito. Qua si fa veramente dura. Perché mangia in D5 banalmente. Forse non l'avevo neanche considerato.
E questo è un problema. Questo è un grosso problema perché... Perché sì. Il finale si fa molto grigio. Ok. Posso provare a giocare G5 qua forse? Intrappolarli dal fiere? Torre D7, torre C6. E forse posso tenere il finale di torri. Per miracolo. Però con 22 secondi è tutto un po' più difficile, eh. Torre C6. Ora non vedo mosse migliori di questa. E appena mangio qua. Finale di torri forse si può anche tenere. Però... sarà durissima. E vediamo cosa fa. Perché adesso io mi lancio subito re F8 torre qua. E semplifico molto la situazione. Se fare F1 forse faccio torre C6. Minaccio scacco scacco e mangio A2. Alternative. Torre A7, torre E6. Scacco. È una brutta mossa secondo me. Perché mi attiva soltanto il re. Su re F1, torre C6. Minaccio scacco scacco, mangio A2. Ok. Su torre 8 non serve a nulla. Torre 7 devo ricordarmi. Ah. Però torre C2 subito. Lui aveva previsto torre C1 scacco, re 2, torre C2, torre para. Però sto finale dovrebbe essere facilmente patto. Vediamo se riesco a pareggiarlo con 12 secondi. Ora mi aspetto torre D7 o A5. Forse torre D7 è più precisa. Così minaccia E6. Ah, però non posso fare re G6 perché scacco e mangia qua. Ok, bisogna stare attenti. Quindi devo fare re F8 o re G8. O anche torre qua. Di torre qua meglio. Torre 4 meglio su torre D7. Ok. Perché se mangia qua il finale è abbastanza... facile da pareggiare. E mi sa che, esatto, mangerà lì. Quindi sono riuscito a ottenere questa posizione pari. Ma ok. Vediamo un po'. A giocarla così. 10 secondi contro 2 minuti e mezzo. La torre in A3 sta molto bene. Limita il re. Ok, una volta che il re cerca di fare progressi di qua, arrivano gli scacchi da dietro della mia torre. Vediamo di darli giusti. Scacco, scacco, scacco. E la riportiamo qua. Così ancora lui è nei guai. E non riesce a fare progressi. Anzi, sta cercando di... forzare un po' troppo forse la posizione. 3 secondi. Grigia pareggiare questa con 3 secondi. Speriamo che si muova sulla colonna C. Ok. Torre A5 scacco è una buona pre-move secondo me. Ok. Ora ce la dovrei fare. Cioè, in realtà non ce la farò mai perché... perché lui la giocherà fino alla morte e io non ho chance. Però il finale è strapatto. Spero di non mettere la torre in presa durante una pre-move. Già qua ho rischiato. Facciamo questo F6. F6! F6 è dato una forchetta per sbaglio! E ora cosa fa? Allora, vediamo. 6 decimi. Non penso che sia umano. Non penso che sia proprio materialmente...
Non penso se fosse materialmente possibile provare a vincere. Pensavo dovesse, non so, giocare una mossa così. E quindi Re G5, torre, torre, mangio qua e forse riesco a far patta. Però quasi, quasi, quasi. Va bene, andiamo a dare un'occhiata. Penso di aver fatto quell'errore abbastanza evidente quando ho giocato Donna C5, qualcosa così. È molto interessante questa posizione. Questa è ok, è una posizione sogno per il nero sul gambetto di donna rifiutato. È quello a cui dovrebbe ambire il nero. Infatti anche il computer è d'accordo da meno 0,40 al nero. Torre a C1. C4 gli piace particolarmente, però anche altre mosse va bene. Donna B6 è ottima. Torre D1, addirittura meno 1 con C4. Però, ok, forse C4 e poi B4. Effettivamente il nero prende anche un po' di iniziativa. Torre D8, B3. B3 è un errore, addirittura meno 1,50 con donna A5. Ah, perché attacco, minaccio proprio direttamente il cavallo dopo la presa. Però vabbè, C per D4 ugualmente buona. E per D, alfiere A3 era ok. E vediamo se il cavallo D5. Ok, cavallo D5 è un'imprecisione, probabilmente. Torre per. Comunque sempre leggero vantaggio del nero. Cavallo E5, cavallo per E5, D per E5. E qua ho iniziato a non sapere bene più cosa fare. Torre C3, infatti un po' strana. Donna C7, donna D4. Qua il bianco raggiunge la parità. Donna C6. Wow. E qua alfiere E4. Ah, alfiere E4 devo giocare donna C5. Torre C5. Che è una mossa che non ho neanche preso in considerazione. Ma perché? Più che altro quando ho visto donna C5 ho detto vabbè, tranquillo. Però non ho visto che perdevo un pedone. Perdo un pedone per niente. E sono costretto a rincorrere. A rincorrere in questo finale. Molto sospetto. Torre 8 è un'imprecisione. E dopo re F1, torre C6 addirittura patta subito. 0-0. Wow. Bene così. Lui avrebbe dovuto fare cosa? Torre A8. E cercare di tenere ancorata la torre alla sesta traversa, forse. Cercare di fare progressi col re dopo. Torre C6, qua il finale è patto. Ok, questo è un finale anche abbastanza istruttivo. Ok, il computer dice vantaggio grande del bianco, ma il computer non è affidabile in questo genere di finali. Questo finale penso sia. Ma a gioco corretto penso che sia patto questo. Ok, si può provare col bianco, ma difficile. Perché il punto è che quando si arriva in una posizione del genere, la torre tiene tagliato fuori il re, che è costretto a stare in questa zona. E nel momento in cui il re si avvicina al pedone per slegare la torre e fare spazio per la promozione, il nero, come in partita, inizia a dare gli scacchi da dietro con la torre. Scacco, scacco, scacco. Il re non ha nessuna cosa che lo possa difendere. Quindi è costretto a trasferirsi di là. Però una volta che arriva di là, torre a 1 e il nero a posto. L'importante è che la torre sia sempre passiva. Ok, qua il fatto che io avessi 5 secondi ha influito un po' sull'andamento della partita. Ma questo finale è tranquillamente patto. Ok, qua naturalmente F6 è più sicura. Va bene, è tutto per questo video. Ci vediamo domani per un'altra partita. E se vi è piaciuto, mettete like, commentate, fate quello che volete. Ciao ragazzi!